L'ultimo capitolo di questa breve introduzione è, beh, quello lì è il tavolo di lavoro di Remo Wolf, che sa, nessuno, se qualcuno di voi è trentino, sa che Remo Wolf è un pittore che è morto qualche anno fa, è incisore trentino, si vedono in giro varie cose, e lui lavorava su questo tavolino, lì si vedono anche dei prototipi. Allora, questa figura la uso quando parlo di elementi che hanno a che fare con la programmazione, che è un lavoro di certosino, di incisione, oltre che di progettazione sopra, no? Vabbè, qua sono state queste slide che sono colorate in vinaccia, anche perché sono tutte le slide che uso per spiegare ai miei studenti come si fanno a fare i programmi, ma uno di questi parte, in questo caso, spiega, forse dovrebbe essere in blu, cioè, ma spiega come funziona in Geoframe. Geoframe è questo progetto in cui noi, usando OMS, tutta l'infrastruttura di cui io vi ho parlato prima, implementiamo i nostri sistemi, cioè nel nostro sistema abbiamo un centinaio di programmi, forse, che fanno determinate operazioni idrologiche o geomorfologiche e che si possono connettere tra di loro e che funzionano con OMS. Questi programmi sono più o meno tutti compatibili gli uni con gli altri, cioè sono dei livelli di compatibilità sugli input e sugli output che abbiamo curato, che funzionano. Quindi voi ne prendete due, poi vi diremo anche dove stanno e potete fare a meno di reinventare la ruota ogni volta. Dove stanno i nostri programmi? Adesso non stanno più lì, però vediamo. Ok, sì. Come vedete i link sono vivi. Adesso non so più come devo tornare indietro, ma ok, così. In modo più semplice. I link sono vivi, quindi vi porta sulle directory. Noi usiamo questa roba che si chiama GitHub oggi. Mai sentito GitHub? Adesso io vi sto, cioè non è una cosa su di intera coalizione, cos'è GitHub? GitHub, noi facciamo i nostri programmi. Qual era la situazione 20 anni fa? Io facevo il mio programma, ce l'avevo sul mio computer, molto meno potente dei vostri. Poi lo dovevo passare perché per esempio lavoravo con un mio amico, supponiamo Alberto Bellini, un mio collega di idrologia, è l'unico che ricordo che fosse qua 20 anni fa in questo campo. Allora, dovevo passare a lui, che cosa dovevo fare? Dovevo prendere un floppy disk, metterlo dentro il mio computer, passargli il mio programma e dopo dire ecco, questo è il mio programma, no? Invece da adesso, da un po' di anni, ci sono questi repository e GitHub è uno di questi repository dove si possono caricare i programmi. Non vengono solo i repository, in realtà permettono anche di gestire la successione dei programmi, cioè una volta che io sono collegato a GitHub e al mio programma lo carico la prima volta, poi se lo modifico in locale lo posso ricaricare una seconda volta e GitHub mantiene il Git in generale, è un sistema di controllo delle versioni, si chiama, contiene le differenze tra l'una e l'altra versione. Una volta succedeva che uno lavorava, faceva delle modifiche, se non aveva salvato i risultati precedenti si accorgeva che le modifiche avevano rovinato tutto il suo programma, doveva tornare indietro, non si ricordava più quali erano le cose e allora doveva ripartire da capo. E adesso invece con questi sistemi di controllo delle versioni si riesce anche a programmare meglio. In particolare GitHub è una piattaforma libera, adesso non so se sia stata acquisita da Microsoft o da... Non ricordo più da chi è stata acquisita, ma comunque è libera, ci sono milioni di programmi liberi e anche noi sviluppiamo e carichiamo su GitHub.
1, 2, 3. Ok. E quindi quando noi vi diremo, vabbè, i nostri programmi sono qui, voi vi trovate una pagina di questo tipo e vedete lì c'è scritto clone or download e voi potete scaricare il nostro programma, prendete, andate lì sulla pagina della componente e scaricate la componente. La componente, che brutta risoluzione che ha questa slide, di solito voi la scaricherete come un zip file, un file compresso, e quando voi vi scaricate il file compresso, quello che accade, vedete una directory di questo tipo che vi ho già illustrato nelle sottodirectory principali. Dovete verificare che ci siano le directory già pronte. E dentro le directory avete tutto quello che serve per far girare il programma, ma ancora non vi ho detto come farlo girare. In realtà ci sono tre modi per far girare il programma di OMS. Uno dalla linea di comando, che è l'ultimo, che noi praticamente non useremo. Sapete che cos'è la linea di comando? La console di Windows, la console di DOS, non so, console di Windows si chiama in OMS, quelli che hanno il Macintosh si chiama il terminal, ma quelli di Macintosh sicuramente sanno dov'è il terminal perché è lo stesso da dove io lanciavo per esempio il notebook di Jupyter. Invece gli altri che usano Windows devono cercarsi questa finestra. Sono in ritardissimo. No, ma quasi finito, entrate. L'altra è usare Docker. Docker, Michele lo conoscete già, Niccolò e Giovanna. Miei tre dottorandi. Ancora per poco a qualcuno, ma insomma va bene. Che poi vi aiutano nella vostra installazione. Potete girare quindi dalla linea, adesso ve li avete distratti con la vostra bellezza uno è usare Docker è questa macchina virtuale, poi vediamo chi è riuscito ad installarla tra di voi, e da un certo punto di vista è la soluzione più completa perché anche lì abbiamo a disposizione degli aggiornamenti più recenti di OMS e possiamo Docker ha una macchina virtuale costruita sul vostro computer, cioè funziona secondo un po' gli, se volete, gli stessi principi gli stessi obiettivi della Java Virtual Machine, cioè di costruire un ambiente comunque controllato in cui non dovete configurare nulla di particolare per eseguire i programmi, perché altrimenti bisogna configurarli per Windows 7, per Windows 10, per Windows 10 Home, per Windows 10 Pro, eccetera eccetera. Mi sta facendo le corna lì dietro le... e così via. Perché ti vedo riflesso nella loro faccia, quindi questo potrebbe essere un sistema conveniente. Il terzo modo è di eseguire tutto dalla linea di comando, già dalla console di OMS che avete già scaricato. Questa è la console di OMS. Che cosa vedete in questo, peraltro pessima slide? Vedete un SIM file che poi viene eseguito, poi la console vediamo in pratica come funziona, come si fa. Cioè, questa invece è un comando dato per far girare i nostri programmi da Docker. Quella è la command line del Mac. Ma potrebbe essere la command line anche di un sistema Unix, che non è molto diversa dalla command line che avete su Windows. Per esempio, se voi andate ad eseguire quel comando lì, quello che succede è il sistema va a vedere se tutto quello di cui avete bisogno è installato, se non è installato va nel repositorio, in un repositorio lontano che contiene tutte le cose dockerate, si dice in italiano,
lo scarica, lo compila e lo fa eseguire. Bon. Abbiamo anche un blog che si chiama Geoframe Blog, che non è molto aggiornato, ma più o meno ci sono quasi tutte le informazioni. Prima vi dicevo che, per esempio, per avere i nomi delle variabili, voi dovete leggere qualche tipo di documentazione. Questa, quando c'è, o è nel doc che ottenete quando scaricate il vostro programma, nel directory doc, oppure è su questo sito, in questa forma che vedete qua, dove c'è scritto quali sono gli input, quali sono i nomi degli output e così via, che vi servono per costruire i SIM file, se i SIM file li dovete fare da soli. Domande? Come si fa ad entrare nel dottorato? Non so così.